Il delfino rosa di Fiume è forse una delle specie acquatiche più affascinanti dell'Amazzonia. Si tratta di delfini d'acqua dolce che vivono nel bacino del Rio delle Amazzoni. Tuttavia, la cultura popolare sostiene che il delfino di Fiume rosa sia una creatura molto più misteriosa e astuta di un semplice cetaceo. Le storie della comunità fluviali dell'Amazzonia affermano che il delfino è una creatura pericolosamente seducente. Durante le feste di giugno, in queste comunità fluviali si sentono spesso i delfini, osservano tutto ciò che accade, ma prestano particolare attenzione alle belle e giovani donne nel fiore degli anni. La leggenda narra che, nelle notti di luna piena, il delfino emerge dall'acqua e si trasforma in un uomo di bell'aspetto, solitamente vestito di bianco e con un cappello per nascondere il foro di respirazione in cima alla testa. Il delfino a forma di uomo è un galante e seduce le ragazze che vivono sulle rive del fiume. Il suo unico scopo, nell'adescare le giovani donne, è quello di ingravidarle. Una volta conquistato il loro cuore, il delfino le conduce sul letto del fiume e le ingravida. Avendo raggiunto il suo scopo, il delfino riporta la ragazza sulla riva del fiume, ripristina la sua vera forma e scompare nell'acqua. Le ragazze si disperano nel vedere il delfino andarsene perché sono state lasciate con un bambino nel grembo. Temendo che le loro figlie nubili vengano attirate dal delfino, le madri vietano alle ragazze di partecipare ai festeggiamenti nelle notti di luna piena. Se uno sconosciuto si presenta con un cappello durante la festa, la gente del posto si insospettisce e gli chiede di togliersi il cappello per dimostrare che non è un delfino. Quando una giovane donna si scopre incinta di un padre sconosciuto, le comunità spesso dicono che la bambina è figlia di un delfino. A causa di questa reputazione negativa, i delfini finiscono per subire gravi rappresaglie. Alcune comunità indigene e fluviali predano questi animali con la scusa di proteggere le loro ragazze, mentre usano la loro carne come esca da pesca. Per questo motivo, il delfino rosa di Fiume è vulnerabile e rischia di essere inserito nell'elenco degli animali in via di estinzione.